Si dice che il lavoro nobiliti l'uomo, che lavorare con social, piattaforme di intrattenimento e barbatrucchi vari non sia un lavoro vero. E quindi, spinta da fortissime motivazioni e grazie a qualche aggancio, sono diventata un corriere Amazon. Per forti motivazioni potrei riferirmi a moltissime cose, come ad esempio capire come funziona il servizio di logistica più remunerativo del mondo, comprendere l'algoritmo che gestisce ordini, spedizioni, clienti e quant'altro. Grazie regia, grazie. Ma la mia motivazione era più semplice di quanto pensiate. I soldi, raga. Capita a tutti di aver bisogno di dover rimpolpare il proprio conto corrente e così ho fatto. Ma ovviamente tutto ciò non sarebbe stato possibile senza il mio aggancio. Lui, la mia regia, il mio compagno di avventure avventurose. Grazie regia. Prego, prego. Premessa, lui lavorava in Amazon già da parecchio tempo e si trovava anche abbastanza bene. Per questo mi fa, ma perché non vieni anche tu a lavorare da Amazon? Potrebbe piacerti, anzi ti diverti sicuro. E visto che in Italia le cose funzionano a membro di Canide, non faccio manco il colloquio, è bastata una sola telefonata di 5 minuti per essere assunta, logicamente con contratto a termine, ma a me andava bene così. Non so perché, ma tutto ciò emanava una potentissima puzza di presa per il culo. Anzi, lo so bene il perché. Perché ho omesso di dire che il fenomeno che mi ha detto vieni anche tu ad Amazon in più di un anno di carriera da portapacchi ha avuto sfighe che si potrebbero narrare in un libro di avventure per bambini. E non sto scherzando, lo sto scrivendo davvero. Tipo scendere dal furgone ed essere investito da un monopattino elettrico. Essere inseguito e morso da un cane alla caviglia con annessa gita al pronto soccorso. Whee! Perdere le chiavi del furgone e scoprire che si sono infilate in un pacco chiuso male. Essere investito da un collega nel parcheggio dei furgoni prima ancora di iniziare la giornata lavorativa e via, altro giro al pronto soccorso. Oppure essere preso a botte da un pazzo ubriaco a caso in mezzo alla strada solo per aver invaso minimamente parte di carreggiata. E qui il giro lo abbiamo fatto dai carabinieri però. E queste sono solo alcune delle cose che possono, ma anche no, succedere se fai il corriere. Praticamente, oltre a dover stare attento alla strada, ai pedoni, a fare il tuo lavoro per tempo e a non rompere il furgone, devi combattere con una costante sfiga di Schrödinger, che può succedere oppure no. Il fantasfiga, insomma. Fatto sta che inizio i primi di settembre, 2 giorni di noiosissimo e inutilissimo corso di formazione che ti spiega che Amazon consegna sorrisi. Come trattare i clienti, che spoiler, manco ti aprono la porta. Come si usa uno smartphone, che voglio dire nel 2023, davvero mi dovete spiegare come si usa uno smartphone. Comunque sia, test finale dopo 2 giorni di martoriamento di coglioni passato e si comincia sul campo di battaglia il terzo giorno in affiancamento con un collega senior. L'affiancamento in questi casi è molto utile perché serve per far vedere le problematiche reali di una tipica giornata di lavoro di sole 9 ore e mezza. Ora, io non so se sono stata fortunata oppure no. Fatto sta che durante il mio affiancamento non è successo nulla! Una giornata più tranquilla di così non ci poteva essere. Quindi torno a casa pensando, vabbè dai, è una cazzata sto lavoro, fattibilissimo. Così il mattino dopo inizia il mio primo giorno da sola, carica di speranze con la consapevolezza di non aver mai guidato un furgone in vita mia, ma di potercela forse fare. Allora ragazzi, oggi primo giorno di Amazon e faccio le consegne e tutto ciò fa molto ridere perché il mio senso dell'orientamento fa schifo. E niente, quindi vediamo come va. Non ho aspettative, non so minimamente che cazzo devo fare perché, cioè, oddio, lo so, devo portare i pacchi, certo. Però non so minimamente come sia il lavoro e vediamo. E infatti non sapevo minimamente cosa mi aspettava. Una giornata di panico totale, fattibilissimo, un paio di palle, oh! Mi spediscono in una zona di montagna, quindi paesini microscopici, case senza numeri civici o citofoni, strade strette, piene di buche, animali e sassi in mezzo alla strada. Non lo so, Rick. Cioè, questa sarebbe una strada in teoria, però io non ne sono così sicura, aiuto, madonna. E indovinate?
Esatto, 250 euro di danno al furgone, perché il navigatore mi ha portato in una stradina troppo stretta per poter fare manovra. Strike 1, non male come primo giorno. Che poi iniziamo a sfatare i miti. Ma se un corriere rompe il furgone, chi paga? Il corriere, con franchigie esagerate e manodopere fatte male o nell'anno del mai, che se davo 30.000 lire al mio falegname lo faceva meglio. Cheat. Ma le problematiche erano solo appena cominciate. Signori, altra bella avventura Amazon. E mi è apparsa una spia dicendo: guasto, circuito, freni, sono in montagna, le strade sono così, cioè ripide. Io chiamo giustamente per dire: ragazzi, qua c'è il furgone che ha dei problemi. Eh no, tu vai piano. Continuando la mia divertentissima avventura, mi sono resa conto di non essere minimamente portata per fare il corriere e le motivazioni sono molto semplici. Tralasciando il mio non senso dell'orientamento, ho dovuto fare i conti con discriminazioni, limiti fisici e soprattutto con, chiamiamole, urgenze impellenti, per non essere volgari, dai. Ecco, tipo in questo momento, no? Io mi sto letteralmente pisciando addosso, ma ovviamente non posso andarci perché, uno, sono una zona di monte, campagna, isolatissima, non c'è un cazzo di aperto. Due, è tutto troppo lontano dal giro, quindi giustamente non posso minimamente spostarmi e poi tornare. Assolutamente no, me la tengo. Yeah. Ora, mi potete fare tutti i discorsi di parità di sessi che volete, ma non è per un cazzo vero che uomini e donne possono svolgere lo stesso tipo di mansione negli stessi tempi e con gli stessi metodi. Non è vero. Esempio pratico. Se un pacco è grosso 150x120 e pesa 4500 kg come i bambini dei post degli analfabeti di Facebook, io che sono alta poco più di un metro e citofono, come potrò mai consegnarlo sto pacco? Con la forza del pensiero? Ti sembro forse un cazzo di X-Men? Oppure, avete presente i furgoni maxi tipo il Ducato o robe simili, no? Ecco, non so se ne avete mai guidato uno, ma per noi diversamente alti sembra quasi di guidare un tir con rimorchio. Per salire e scendere da quel coso infernale dovevo reggermi in più punti per evitare di cadere di faccia, che mi cadesse addosso anche il pacco. E no, non lo sto dicendo perché mi è successo. Poi appunto ho dovuto fare i conti col fatto di essere un corriere donna. Tutte le sante cazzo di volte: ah, ma sei una ragazza! E io... sì? Oppure: ah, ma anche le ragazze fanno questo lavoro? Perché, scusa? Perché non ho mai visto una corriera. Ha 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 ha. A parte che sono un corriere e non una corriera, perché se lo fossi trasporterei persone, non pacchi, brutto imbecille che non sei altro. Altro problema: il bagno. E quindi sorge spontanea la domanda: dove fanno pipì i corrieri? Altro mito da sfatare. E questa è un'ottima domanda, ma va riformulata. Fanno pipì i corrieri? Perché il problema non è dove, ma se. Premetto, un corriere Amazon ha mezz'ora di pausa che può gestirsi un po' come vuole. Il punto è che se deve finire entro una certa ora e sei all'inizio, la pausa te la sogni. Però sì, la risposta è sì, i corrieri fanno pipì mentre sono in giro. I corrieri vagina dotati invece si attaccano il cazzo. Eh sì, ho sbagliato di proposito a dirlo, perché letteralmente i corrieri donna in quelle circostanze farebbero di tutto pur di avere un pisello per fare pipì in giro, piuttosto che infrattarsi nel bar più squallido e isolato per ordinare un caffè rigorosamente bruciato che pagherai con monetine raccattate in giro sul furgone, perché farti pagare col bancomat piuttosto s'ammazza, no? Per finalmente poter usare il bagno e fare la tanta agognata pipì che ti trattenevi da stamattina. Mattina alle 8. E niente, dopo soli 20 giorni di lavoro volevo mollare tutto. Allora, sono stanca e morta, sto morendo, manca un botto di roba e io non penso di farcela. Però comunque, bello, molto bello, davvero molto bello. Ma ho resistito e sono andata avanti 4 mesi, ormai era diventato un principio, cosa poteva mai succedere ancora, no? E infatti, allora, io sono bloccata qui nel nulla più totale col furgone così, perché purtroppo piove e c'è il pantano per terra, infatti si vede, cioè la mia gomma è completamente immerdata di fango, non so se si vede. Bello, adesso mi stanno venendo a recuperare, penso col carro attrezzi a sto punto, perché come cazzo faccio non lo so.
e perdendo un fottio di tempo, quindi non riuscendo manco a consegnare. E niente, questa è la situazione, è divertentissimo. Il problema è, e se si impantana anche il carro attrezzi, dubito fortemente, però quella è la strada, quindi non lo so. Giusto, in tutto ciò la cosa divertentissima è che il navigatore mi dice che la strada c'è, ma la strada non c'è, non c'è una strada, non c'è, che cazzo. Raga, vi ricordate quella volta quando vi ho detto che mi ero impantanata col furgone? Bene, oggi altro giro, altro regalo, super Amazon, super mezzi, non mi si accende più il furgone. Sto male, raga, io non posso continuare a lavorare così, cioè io mi ammazzo. In tutto ciò io sono davvero molto contenta che questo anno di merda stia finendo, perché con tutte le sfighe che ho, ne ho i coglioni, ne ho pieni di più. E difatti, l'ennesima volta che mi si è fermato il furgone, cioè io basta. Il fantasfiga aveva colpito anche me e ogni giorno ne stava capitando una diversa, senza contare l'enorme carico di lavoro durante Black Friday e Natale. Ma giuro che in realtà ci sono un botto di lati positivi a fare questo lavoro, eh. Per quanto riguarda la mia personale esperienza, a parte un buonissimo stipendio, ammetto, ho guadagnato anche skill. Ho migliorato tantissimo il mio senso dell'orientamento, ora so arrivare a casa senza navigatore, ad esempio. Sono anche diventata una scheggia nelle retromarce col 90% di pendenza e si fotta chi pensa che le donne non sanno guidare. Con tutte le chiamate fatte ai clienti, ora ho anche imparato a chiamare per la pizza, ragazzi, senza farmi scendere un attacco di panico al telefono. Cioè, non è mica poco, eh. In più, con tutto quello che ho camminato, sollevato e trascinato, ho pure fatto allenamento gratis. 4 kg persi, signori! Meglio di così. D'altronde, se lavori in Amazon, non ce l'hai nemmeno il tempo per la palestra, quindi... Ma c'è di più. Amazon premia davvero i suoi dipendenti meritevoli. Ogni fine anno, infatti, vengono erogati a tutti i corrieri bravi e scattanti premi produzione fino a 1000 euro sotto forma di buoni pasto e benzina che, visti i tempi, minchia, buttali via, no? Ora, ovviamente la mia esperienza è stata troppo breve e troppo movimentata per poter ricevere il premio produzione, ma indovinate invece chi è stato premiato? Già, la regia! Lui rientrava tra gli eletti del signor Amazon. E visto che al termine del contratto il 24 dicembre sarebbe passato a tempo indeterminato, aveva davvero due buoni motivi per festeggiare. Ora, potrei terminare il racconto di questa esperienza con un bel lieto fine. Potrei dirvi di quanto sia stato bello passare un Natale con la tranquillità mentale di avere un comodo posto fisso e ben pagato, senza l'ansia di fare un lavoro precario e poco soddisfacente. Ma preferisco dirvi la verità. Signori, oggi 22 dicembre la mia avventura con Amazon finisce qui. Ma comunque non sono sconvolta per niente, perché lo sapevo già, perché comunque sono stata una di quegli assunti per Natali, natalini, quelli che chiamano i natalini, e quindi amen, sti cazzi. Quello che però mi ha un po' sconvolta è la disumanità della situazione, perché quando appunto sono rientrata a riconsegnare le chiavi, riconsegnare le chiavi del furgone, a riconsegnare comunque il diario di bordo con i chilometri e tutto quanto, il responsabile dei mezzi mi guarda e con la nonchalance mi dice: ok, dammi la pittorina, dammi il badge, ciao. Cioè, ci sono rimasta non stronza di più, perché cioè lavoro qua da 4 mesi, un minimo, non so, un mi dispiace, un boh, niente, un cazzo di niente. Comunque aspetta, aggiornamenti in tempo reale, amici, mi ha appena scritto Justin che sta uscendo e che è successo un casino. Ora, penso sia il suo solito scherzone che, boh, magari mi vorrà far prendere un colpo, mi farà tipo la finta, l'hanno licenziato, in realtà gli hanno dato l'indeterminato, perché doveva essere così, quindi, vabbè, adesso vi aggiorno. E invece non stava scherzando. Ah, smetti, prendermi per il culo. Cosa vuol dire? Che mi ha chiamato l'agenzia direttamente e non si continua. Mi hanno detto che non taglieranno le rotte. Sì, che è poi quella stessa cosa che hanno detto a me.
Sì. Cioè, quindi ti hanno licenziato? Dopo un anno e mezzo? Dopo quanto è? Un anno e mezzo? Sono ottobre 2021, ad adesso sono 15 mesi. Cioè, scusami, ma tu e solo tu? No. Perché io prima quando sono uscita ho visto ma di me, cioè io e gli altri ragazzi, allora, natalini. I natalini sono stati, alcuni sono stati rinnovati per un mese. Mentre. Un mese, beh, vabbè. Sì, questo così hanno detto i colleghi. Così li sfruttano fino alla fine. E basta, gli altri, me e altri che avevano avuto il lungo contratto, non sto neanche riuscendo a parlare da quanto sono incazzato, e quelli che hanno avuto così tanti rinnovi che dovevano comunque passare indeterminato, basta, li hanno tutti lasciati a casa. Cioè, quindi quante persone ci hanno lasciato a casa, scusami? Praticamente quasi tutti i natalini e alcuni 20 persone? Sì, alcuni li hanno tenuti per vale. Obiettivamente per coprire quelli che erano i nostri turni, mio e degli altri ragazzi. Ah, bello. Ti giuro, non sto riuscendo neanche a parlare da quanto sono incazzato. Quindi beh, dai, buon Natale. Niente. Così, niente. Cioè... aspetta, in tutto ciò mi ero dimenticata il telefono acceso. Questa è la faccia di due persone, ragazze, disoccupate a due giorni dalla vigilia di Natale. In tutta la mia vita lavorativa ho fatto davvero qualsiasi tipo di lavoro. Ho fatto la gelataia, la barista, ho lavorato al Mac, eppure da GameStop, quindi altre multinazionali. Ma ammetto che questa esperienza in Amazon è quella che mi ha dimostrato più di tutte quanto siamo solo dei numeri, degli automi da prendere e usare fino a consumarti mentalmente e fisicamente. La cosa peggiore, però, è la sensazione di amarezza che ti lascia tutto ciò. Sacrifichi tutto pur di tenerti il lavoro, trascurando amici, famiglia, passioni e anche tempo libero. Non esiste più nulla e ti senti usato, consumato. Quasi non esisti più nemmeno tu. Lentamente ti rendi conto che questo lavoro ti ha preso, rivoltato, poi accartocciato e buttato. Ti rendi conto che ti ha tolto pure il sorriso, quel sorriso che al corso di formazione ci tengono a dirti di avere sempre stampato in faccia a ogni consegna. Perché Amazon consegna sorrisi, no?